Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi facciamo il secondo piano del bunker alfa in completa economia. Partiamo subito andando nella porta alla destra dell'ascensore, in questo corridoio. Il primo gruppo di zombie, tranquilli e facilissimo, ti basterà usare uno spaccateste o qualsiasi arma a due mani che fa più di 40 di danni. E l'obiettivo qui è attaccare il primo della fila, indietreggiare, fare lo stesso in modo tale che prenderai solo appunto l'attacco di pochi del gruppo piuttosto che di tutti quanti. Questi sono gli zombie più deboli del piano, infatti dovremmo incontrarli solo qui in questa parte, e danno ticket verdi che possiamo utilizzare al primo piano per ottenere una cassa verde. E al suo interno troveremo sempre un set giacca, berretto, jeans estivali, più un'arma da fuoco, un'arma da taglio e altra roba, molto utili per essere utilizzate proprio qui al bunker alfa. Dopo esserci liberato del primo grassone, possiamo aprire la stanza a destra, liberarci velocemente degli azzannatori rapidi e poi procedere con il primo gigante impazzito. Questo zombie è il vero obiettivo del nostro dungeon, perché ci assicurerà sempre un ticket giallo o rosso. Queste casse sono altrettanto importanti perché contengono molte più armi ed armature e sono quelle che potrebbero contenere i pezzi di chopper. Il che significa che per assemblare la nostra moto dovremo tornare qui ad ogni reset, cercare di aprire quante più casse gialle o rosse possibili. Se sei ancora agli inizi, allora puoi liberarti del gigante con un misto di pistole ed archi. Altrimenti, se vuoi davvero diventare ricco, ti consiglio di imparare il Wall-Trick, che come vedi dal video ci permetterà di buttarli giù utilizzando semplicemente un piede di porco. Io solitamente tengo chiusa questa stanza e ti consiglio di fare lo stesso perché altrimenti quando la apri gli zombie ti vengono addosso. Io li risparmio per risparmiare armi e cure, visto che, come abbiamo detto un attimo fa, solo i giganti impazziti ci daranno sempre un biglietto. Proseguendo, puoi vedere come il Wall-Trick, insieme al conoscere bene la zona, ci permetterà talvolta di togliere la corazza, come abbiamo fatto ad inizio video, e questo, insieme al bonus del curatore che aumenta i danni delle armi da combattimento ravvicinato, secondo me sarà una bomba, perché col piede di porco faremo 20 di danno e col cartello stradale potremo uccidere in un solo colpo la maggior parte degli zombie non grassoni. E anche qui salto appunto i due grassoni che si trovano nel corridoio, sempre per lo stesso motivo di prima. Mi precipito prima sugli azzannatori rapidi, dopodiché attiro il gigante impazzito che si trova nella stanza dall'altra parte del muro, perché come avete visto prima ho aperto la porta superiore del corridoio. L'impazzito sarà quindi l'unico gigante che attiro, sempre vicino all'ascensore, e poi giù di Wall-Trick o Glock più arco. Ora ci troviamo praticamente a metà della zona. Nel corridoio basta che disattiviamo la valvola. Tranquilli perché il massiccio che vedete nel laboratorio non può uscire. Qualcuno addirittura ha speculato che sia connesso alla storia di Genesi. La torretta può anche essere evitata camminando molto vicino al muro. A questo punto attacca furtivamente l'orrore tossico e scegli come tirarli giù. Io mi sono liberato prima degli sputatori e poi sono andato di Wall-Trick sull'orrore tossico. O usare il muro per dividere i tuoi nemici, però tutte queste cose diciamo che le abbiamo viste già nella guida dedicata al Wall-Trick. Dopo aver saltato anche questa stanza con i due grassoni, stiamo giungendo praticamente alla fine del dungeon. E come ti sarai potuto rendere conto, in realtà lo stiamo demistificando un po' e lo stiamo rendendo molto molto più semplice. Nulla a che vedere con zone più complicate come ad esempio il laboratorio. Ciò però non significa che questa zona sia molto importante. Infatti, la prima volta che visiterai il secondo piano, proprio qui, nella stanza sgabuzzino che vedete lì sotto, ci sarà lo specialista. E una volta che lo avrai liberato, potrai accedere alla sua stanza nella lobby principale del bunker alfa. Inoltre, come vedrai in quest'ultima parte del secondo piano, ci sono un botto di giganti impazziti che più o meno uccideremo con le stesse strategie. E questo non sarà solo importante per assemblare il chopper, perché tutti i pezzi doppioni che avrai saranno utilizzati alla stazione di benzina per aumentare la tua motocicletta di livello, ottenere più slot nel bagagliaio ed altre cose che poi vedrai più avanti. Inoltre, farmando anche tutte le casse, non solo troverai ancora altri biglietti, ma ci saranno anche tanti materiali utili per craftare tavoli, pezzi di equipaggiamento, per assemblare cose e insomma in generale per sopravvivere.
Non tutti gli armadietti sono accessibili perché ce ne sarà sempre almeno uno per piano che richiede la skill di scassinatore. E in questi armadietti c'è una buona opportunità di poter beccare una granata che poi sarà molto preziosa. Per fare le 99 ondate alla stazione di polizia, ovviamente sempre se conosci i trucchi per utilizzarla al meglio. Mi raccomando, iscriviti, attiva la campanella, lascia un like o un commento se hai qualche domanda, visita mini Discord in descrizione e fammi sapere che cosa ne pensi. Qui Gonzo Just Gaming, buona caccia!